Ho visto i morti segnare, ragazzi. Ho visto i morti segnare. A partire da. Intanto vi lascio il link. Cioè, vi lascio con Football qua. Mi aiuto con i vari risultati e classifiche. Potete vederle. Tra l'altro, stasera gioca la Roma e dobbiamo riprendere. Dobbiamo zomparle tutte. Fiorentina, Samp. Raga, non ce la faccio. Guarda dove siamo finiti. Pazzesco. Vi lascio il link di OneFootball qua sotto. Se volete scaricarla, sponsor di questo video. Allora, vi sto dicendo. Raga, vedo i morti segnare. Caprari. Caprari. Simeone ha segnato gol e assist. Simeone. Oh, ma, cioè. Impensabile, pazzesco. Gol e assist Simeone è finita proprio. Dabò. Boh, Dabò. Berardi. Oh, ma che schema. Manca solo Belotti. Ieri, se avesse segnato Belotti, avrebbero praticamente segnato tutti i morti. Pazzesco. Comunque vince la Fiorentina 3-1. Prova abbastanza convincente. Va sotto per la rete di Krunic, poi la ribalta. Tra l'altro, gol di Dabò mi è piaciuto tanto a me. Un portiere che copre male la porta, perché tu non puoi coprire in quel modo la porta, a mio modo di vedere. Perché poi si è tirato bene, ha tirato angolato, ma pallone che non era nemmeno così forte. Quindi tu lì ci dovevi andare tranquillo e prenderle, non l'ha presa. Simone fa un gol strano. Io l'ho vista 10 volte, devo ancora capire se è di testa o di piede. Mi sembra che sia di piede strano. Cioè, non so se è piede alto o testa bassa. Però mi sembra che è piede strano, angolato, li sta a fare tutti così. Però, come vi ho detto, raga, segna, aiuta. Un gol, un gol, un gol. Alla fine vedete che ricomincerà a segnare come ha sempre fatto. Diciamo come ha sempre fatto. Fiorentina che. Fra l'altro, se non sbaglio, la Fiorentina non vinceva in casa contro l'Empoli tipo da una vita. Mi sembra da quando segnò Mutu, Pazzini e Montolivo. Cioè, capite bene che è passata una vita. E l'Empoli c'è stato anche abbastanza volte, insomma, però. Più volte in Serie A e nonostante questo la Fiorentina non ci è mai riuscita. Vittoria importante, molto importante perché ti consente di provare ad acchiappare l'Europa, così come quella della Samp che batte il Parma in una sfida che a inizio anno sarebbe dovuta essere presentata come squadra che lotta per l'Europa, come squadra che lotta per non retrocedere. Invece il Parma si sta dimostrando squadra da metà classifica che può anche ambire a qualcosa di più. Certo è che se ogni volta che arriva a questo punto poi sbaglia, cioè oggi ragazzi penso che ci sta a perdere a Genova, quindi è accettabilissimo. Però qualche punticino, se vuoi puntare all'Europa, lo devi fare. Doppio assist di Pratt, mortacci sua, perché ce l'avevo contro il Fantacalcio, ha deciso di fare doppio assist. Penso che Pratt non abbia mai fatto due assist in una gara. Vince anche il Sassuolo, che poi, tra le altre cose, Berardi, ragazzi. Vittoria che ci sta. Vittoria che è normale che avvenga. Il Sassuolo che punterà a metà classifica. Però il Frosinone si deve svegliare. Come non ho fatto il video per il Chievo, mi dispiace, ma non l'ho vista la partita Chievo-Spal. Però si deve svegliare il Frosinone. Perché in casa con il Sassuolo tu devi fare punti se ti vuoi salvare. È vero che non è facile, è vero che il Sassuolo è più forte, però di punti ne devi fare. Detto questo, invece, fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, mi raccomando. Vi ricordo che è uscito anche il post partita dell'Arsenal, quindi non perdete però. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie di aver visto questo video. Buon cenale, allenatevi come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.